Ed eccola qui la nuova Maybach EQS, ovvero la variante SUV della EQS Mercedes che abbiamo già provato, la prima su piattaforma EVA. Qui abbiamo la EQS SUV fondamentalmente, però in allestimento Maybach, quindi ci volevano stupire presentando questa nuova SUV, ci volevano stupire per opulenza, ci volevano stupire per lusso, ci volevano stupire attraverso l'esposizione di questo marchio Maybach che da sempre costruisce auto di lusso dalla notte dei tempi, ma poi è stato rispolverato nel corso degli anni da Mercedes, prima rifondando il marchio, oggi invece è semplicemente un allestimento. Peccato, perché era interessante l'idea del marchio, ma fondamentalmente era insostenibile a livello di concorrenza con Rolls Royce o con altri marchi come Bentley, soprattutto perché qui ci si rivolge a una clientela veramente top. Rimane comunque un allestimento super 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 lussuoso, con tutte le caratteristiche delle normali Maybach, nel contesto di una gamma Mercedes che si sta ampliando notevolmente anche appunto nel contesto delle auto elettriche. Il passaggio verso questa tipologia di motorizzazione è sempre più veloce, stanno accelerando a manetta, e in questo caso appunto sulla nuova piattaforma EVA, che vuol dire Electric Vehicle Architecture di fatto, stanno nascendo tutta una serie di vetture che porteranno con loro non solo autonomia come i 770 km dell'EQS, non solo prestazione perché vanno comunque come dei caccia, ma anche diverse disponibilità di carrozzeria appunto sulla base di una piattaforma che non permetterà solamente l'esistenza di EQS, non permetterà solamente l'esistenza di EQE, quella lì la vedete, un'EQS accorciata e un pochino meno costosa, mettiamola così, ma permetterà anche l'esistenza di vetture come questa, che sono assolutamente al top per quanto riguarda il lusso, sono assolutamente al top per quanto riguarda il riferimento del SUV, che oggi va per la maggiore, sono al top appunto per quanto riguarda anche la tecnologia, visto e considerato che questa macchina porterà con sé tutti quelli che sono gli elementi tipici di questa piattaforma, quindi le quattro ruote sterzanti, ma anche alcune novità, mettiamola così, che riguardano in questo caso forse solamente le sbarre da salone, ma le ruote da 24 pollici, che è la prima volta che vedo in una vettura di quasi serie, mettiamola così. Probabilmente arriveranno da 23 su quella normale, non lo so, però il fatto che abbiano messo i 24 secondo me ha un significato, perché ci si muove verso dimensioni molto grandi delle ruote, e in questo caso appunto la 285-40 viene calzata dal tipico cerchio Maybach pieno al centro con i fori ai lati. Bello, interessante, indubbiamente è una vettura che è stata pensata per essere esteticamente lineare nelle forme, è una vettura chiaramente molto lunga nella dimensione, questo rosso l'accorcia un pochino, ma siamo ben oltre ai 5 metri, credo che siamo intorno ai 5,30 m di lunghezza, con appunto queste mega ruote che per curiosità sono realizzate dalla Nankang, per cui anche qui nuovo produttore, appunto in dimensione sia davanti che dietro, 285-40, motori elettrici davanti e dietro, pacco batteria, immagino quello da 107 kWh sotto al pavimento, quattro ruote sterzanti fino a 10 gradi, per cui tanta roba per quanto riguarda quella parte. Poi nuovi fari LED che portano con loro anche questa finitura, guardate un po' come è fatta qui all'interno, con il loghino Maybach che gira attorno agli elementi luminosi. Essendo un prodotto della gamma Mercedes, rimane la stella, che torna ad essere integrata sul cofano. Bello, mi piace un sacco com'è la stellina sul cofano, spero che ritorni anche sulle Mercedes tipo tradizionale. Poi qui invece qui sotto la firma di Maybach, proprio per andare subito a far capire come questa vettura faccia parte di quella linea di vettura al top di gamma che si avvicinano, per intenderci, a Rolls Royce per quanto riguarda l'allestimento, il lusso, la tecnologia e tutto quello che ci va dietro. Bella la calandra, che in questo caso è protetta da una sorta di cristallo brunito, con gli elementi a listelli verticali che sono comunque dislocati qui al centro, radar di distanza ovunque, praticamente sarà sicuramente una macchina con dei sistemi di tutela guida potentissimi, e sarà sicuramente anche una vettura anche nella variante EQS che chiaramente costituirà un'alternativa a quella EQS, anche quella EQE che poi vedremo, che andrà a far parte della gamma Mercedes, appunto arrivando fino al top dell'allestimento Maybach. Tanta roba, veramente bellissima, chiaramente il fatto di essere un prodotto con questo marchio fa in modo che questa vettura sia qualcosa di assolutamente di riferimento per quanto riguarda la gamma alta delle sport utility.
le porte in questo momento non riesco ad aprirle, comunque la maniglia avanza verso l'esterno, c'è il marciapiedino cromato, è molto alta, tenete conto che io sono alto 1,90 m, guardate quanto è alta la vettura, e devo dirvi che questo colore, queste ruote sicuramente la faranno sembrare un pochino più compatta rispetto a quello che è e sarà nella realtà anche la variante tradizionale. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova EQS, Maybach o non Maybach. Fatemi sapere anche cosa ne pensate delle auto elettriche, cosa ne pensate di questa nuova declinazione della piattaforma EVA, piattaforma su cui Mercedes crede moltissimo, non solo per i SUV ma anche per le vetture berline, e quanto è difficile parlare con la mascherina, non potete immaginarlo. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. Vi voglio la passione per l'auto e full gas così sempre. Ciao!